Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo argomento, manubrio alto, basso, più qua. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Quando cambiare il proprio manubrio? Allora, quando uno è un po' fuori misura o quando uno non si trova bene. Ad esempio, la piega KTM stock, cioè quella originale, è una piega molto buona, ok? E quindi diciamo che è quasi lo standard, ok? Chi molti, anzi se guardate quasi tutti quelli che hanno KTM, Kawasaki, GasGas o Husqvarna, più o meno lasciano sempre la piega originale. Poi c'è chi ha il busto molto alto, quindi magari è 1,90, quindi vuole la piega più alta. Oppure molti vanno in base alla tipologia del terreno, quindi se si guida sulla sabbia dove bisogna stare tanto tempo in piedi si usa un manubrio più alto, perché per stare in piedi senza stare molto gobbi in avanti, più è alto il manubrio e più si sta comodi. Invece in una pista normale, abbastanza pianeggiante, si cerca di tenere una piega abbastanza bassa perché aiuta a curvare, quindi più la piega è bassa più si curva meglio, più la piega è alta, più si guida in piedi, più stile sabbiaiolo. Oggi, grazie alla collaborazione che ho con Sito Moto, vi ricordo ancora il codice sconto BUCCO721, oltre al 15% dello sconto che c'è nel listino già presente nel sito, se mettete il codice BUCCO721 avrete un altro 5% in più di sconto. Quindi è stato davvero gentile Matteo di Sito Moto che mi ha dato un manubrio da provare che è molto simile alla piega stock, però ha qualche differenza. Adesso ve lo faccio vedere. Pro Taper Evo. Olè. Che packaging! Eccolo qua. Factory Suzuki on KTM stock. Adesso cosa facciamo? Smontiamo tutto il manubrio standard, leve, avviamento, stop, centraline, sbocchi di sangue vari, e ci buttiamo su quello nuovo e vi do anche due dritte per come montare le leve, quindi la loro posizione su e giù, destra e sinistra e tricche ballacche. Allora, nel caso di KTM gli utensili come si vuol dire sono veramente pochi: chiave da 8 a tubo, chiave da 10 a tubo, una Torx per smontare il selettore delle mappe. Da quanto? Una Torx T20 se non ricordo male e un cacciavite. Ma sei pronto? Uno come te! Vabbè, la chiave Torx, hai ragione, dovevo specificare che era da 20, hai ragione. E un cacciavite a croce per togliere il pulsantino dello stop. Quindi partiamo subito con lo smontare delle leve, lo smontaggio delle leve, anzi. Tanto si dimentica sempre qualcosa, quindi. Sì, hai ragione, aspetta, forse va bene questa. Ha dimenticato? No. Ci vuole anche la T15 per smontare, anzi la T15 per smontare le manopole, nel caso di KTM, perché ha le manopole con le viti e non ha la colla e la spranghetta. Quindi basta allentare la vitina. Vieni qua a farla vedere, vieni qui. Allora, tu a me vieni qua a far vedere, non me lo dici. Guarda, c'è la vitina qui sotto. Guarda, c'è la vitina lì. Sì. Il blocchetto qui sotto con la chiave da Torx da 15. Lo svitiamo. Poi possiamo svitare qui la leva, il cavallotto della leva. Tanto sono andato a prendere le forbici, possiamo tagliare le fascette che tengono il cablaggio in modo che questa la potete sfilare e là la appoggiate qui davanti. La leva della frizione, una volta allentata, la potete sfilare, anzi forse non ci arriva, vediamo un po'. No, non ci arriva, non c'è problema. Come sempre mi casca tutto. E si perdono viti, e si perdono le viti. C'è tutto? No. Cosa c'è? Cosa manca? Manca una vite. Manca una vite. Nera. Ecco. Grossa. Se è grossa si deve vedere. Dov'è caduta? In teoria qui. Io non ci posso credere. Ma davvero?
Ecco, lei lì. Se non ci fossi io. Le riposizioniamo qui perché sennò le perdiamo. Poi con il cacciavitino tiriamo via il pulsantino dello stop. Questo bisogna, non ci arriva fino in fondo, quindi bisogna svitarlo tutto. Bisogna stare attenti perché questo si perde, è veramente bastardo. Vi conviene toglierlo proprio così e lo si mette da qualche parte. Comando del gas, basta slentarlo così, track, questo si sfila, lo si lascia qui a spinzoloni. Adesso poi facciamo il tastino dell'accensione, smontiamo sempre con il cacciavite a croce, anche questo occhio perché è bastardo come l'altro. Buono, questo lo possiamo lasciare a spinzoloni come l'altro. La leva del freno anteriore la svitiamo come l'altra. Perché sto facendo questa cosa in pista? Come avete visto, io queste modifiche le faccio sempre in pista perché mi piace vedere la differenza tra prima e dopo. Perché se voi la fate a casa e la riprovate dopo di una settimana in un'altra pista con altre mille condizioni diverse, vi falsa un pochino il risultato. Invece quando lo fate una in fila all'altra, come lo scarico, come questo, come tante altre cose, vedete veramente la differenza che c'è tra uno e l'altro. Una volta fatto questo, quindi aver staccato tutti i comandi e avete il manubrio pulito, si prende la 10. Qui intanto io avevo segnato la posizione che è a 0, perché queste tacchette servono per vedere la posizione più o meno, quindi più o meno inclinata del manubrio, e lo andiamo a svitare. Questa è la rotazione che voi potete fare al manubrio, quindi più a zero, più verso di voi o più in avanti. Quindi più la ruotate in avanti, più si alza il manubrio, ma si inclina anche, ok? Quindi io non ve lo consiglio. Mi consigli quello? A ruotarlo troppo in avanti. Di solito, se non avete le tacchette qui davanti, se voi guardate la moto di fianco, la piega del manubrio deve essere parallela alla forcella, okay? Quella è la misura più o meno standard se non si hanno le tacchette qui sopra, okay? Una volta svitate le quattro viti, ok, e questo lo caviamo. Qui vi volevo far vedere la differenza tra uno e l'altro, è difficile farvela vedere, però c'è una cosa che si nota subito: l'altezza è più o meno la stessa. Però vedete come questa è molto più orizzontale, cioè questa tende a salire, questa invece va su più velocemente, non so se voi riuscite a vederla lì. Si vede. Quindi la curva qui è vero che è più alta, qui è la stessa alla fine, però qui sale e qui diventa più orizzontale. Quindi voi avrete la mano più orizzontale, invece di averla così ce l'avrete più così, ok? Secondo il mio punto di vista dovrebbe essere meglio. Certo, fregato. Dovrebbe. Però non è detto, non è detto. In più dovrebbe avere leggermente meno swipe. Cos'è lo swipe? Lo swipe è la differenza tra l'asse centrale qui e qua, ok? Quindi dovrebbe essere meno piegato su se stesso, dovrebbe essere più rettilineo e meno curvo verso l'interno. Quindi favorisce la posizione scimmia, ranocchia? In teoria sì. Che roba bella qui, dai, tutti in ergal. In garboni, è bello, vedi che roba bella, cavallotti in alluminio, la guido così, la prendo così, ripatevi gli occhi, che roba, tutti in ergal. Ci rimettiamo la sua piastra, così dovresti andare in giro, se no lo mettiamo in modalità chopper, così, non le stringiamo ancora, però gli diamo una puntata, cerchiamo con le tacchette che abbiamo qui di centrare il manubrio sui cavallotti. Io non vedo nessuna riga. Queste, vedi queste righe qui? Sì. Decisa la posizione, si punta una vite in modo che non si muove più. Si dovrebbe cercare di tirare a pari sia davanti che dietro, ok? Quindi già questa è troppo in tiro, tiro un po' indietro,
che è cercare anzi di serrare avanti e dietro il più uniforme possibile. Lo vedete anche dallo spazio che rimane tra le due piastre, ok? Ad esempio questo è troppo in tiro, tiriamo un po' più indietro in modo da avere più o meno la stessa distanza. Do you understand? Bucca passione meccanico. Bene, una volta fatto sta faccenda qui, si riparte a buttare su tutta la roba, ok? Tic. E si appoggiano le viti. Oh yes. Queste chiaramente ancora lasciamo tutto lento, perché poi una volta che abbiamo messo su tutto possiamo fare le varie cose. Ricordatevi il giro che avete fatto fare, e io infatti non me lo ricordo. Strano. Dovrebbe essere questo, sì. Ok, che questo è balordo. Dopo andate a perdere le viti come me. Già. Dopo un disastro. Già. Vist, donna di poca fede. Non è che ho poca fede. Poca fede tu. Tu hai poca fede. Rimettiamo il comando del gas. Olè. Altro consiglio vi voglio dare, mi raccomando, le leve, i braccialetti delle leve, queste qui, non le tirate come i matti, perché cosa succede? Quando voi cadete, se questo è veramente molto duro, non si rompe la leva, ma si rompe il manubrio, ok? Invece cosa succede? Se queste non sono, sono leggermente tirate, cadete, questa va all'ingiù, già l'ho tirata troppo infatti, questa va all'ingiù e voi, pam pam pam, due botte e via che si rimonta in pista, ok? Malandrini. Adesso di qua rimontiamo la frezione, la frezione. Ok, il cavo dello spegnimento. Rack. Questo. Non lo puoi allargare di più. Ok, la manopola. Vale. Bene, adesso che abbiamo dato una sistemata generale alle leve, pulsanti eccetera eccetera, come posizionare le leve? Il mio consiglio è quello sempre di fare le prove, però io parto da una base che è questa. Voi vi mettete seduti sulla moto in posizione più o meno centrale e con il braccio teso, cioè nel senso parallelo, la linea che si forma tra il gomito e la mano, quella è quella l'inclinazione, ok? Adesso questo l'ho girata troppo. Questo è troppo, ad esempio. Questa è una cosa che mi soddisfa, ok? Quindi gomito, polso, dita, sono tutte una linea continua, ok? La regolazione, la distanza dentro o fuori, dovete pensare che voi avete la mano con la presa tutta sulla manopola e dovete alzare o l'indice o il medio, oppure qualcuno tutti e due. Io qualche volta faccio con tutti e due, anche se dovrei farlo solo con uno solo. Quindi il mio consiglio è questo, a parte che certe cose sono anche vincolate un po' dai pulsanti eccetera eccetera, però diciamo questa ad esempio è una cosa, è un setup già che mi soddisfa. Ad esempio questo lo mettiamo più indietro in modo che anche col medio arrivo sul massimo della leva. Più voi prendete la leva in punta e meno forza dovete fare, perché c'è una distanza maggiore, ok? Quindi se voi frenate qui è più difficile, dovete fare più forza che farla qui, ok? Ma vale per tutte le leve, qualsiasi leva del mondo. Si chiama fisica. Si chiama fisica, non l'ha inventata Matteo Bucarini. Bene, io direi che rimontiamo il salsicciotto e andiamo a fare un giretto in pista. We'll be right back.
siamo usciti da questo turno in pista, sono abbastanza soddisfatto. Forse devo fare ancora due o tre rotazioni e provare l'inclinazione avanti e indietro per fare qualche test, però ci vuole tempo, non si può fare così pim pam, anche perché sono a fine giornata e sono un po' cotto. Ecco, un'altra cosa che non vi ho detto prima è che ci sono due tipi di manubrio: il manubrio con il traversino, quindi col traversino che collega le due estremità, oppure senza traversino. Qual è la differenza tra i due? La differenza è che senza traversino, come questo, chiaramente flette un pochino di più, quindi voi, se lo prendete qui in pianta, è un pochino più flessibile, quindi smorza un pochino più le vibrazioni e dovrebbe essere un pochino più morbido. Invece quello di traversino qua è veramente duro, ok? Non è una differenza abissale, però io l'ho provato tempo fa e non mi è piaciuto, perché già soffro gli avambracci e le cose, e quindi ho preferisco quello senza traversino. Scrivete nei commenti voi cosa preferite. Scrivetemi qui sotto nei commenti se voi preferite il traversino o non il traversino. Io, ragazzi, per questo video ho parlato anche troppo, spero di avervi chiarito un pochino meglio il discorso manubri, leve e quant'altro. Se avete altre domande, scrivetemi qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, la campanella, così vi arrivano le notifiche ogni volta che pubblico un video, e basta. Ragazzi, io vi saluto, alla prossima, ciao.